Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Depomidrol Pfizer SRL, ultimo aggiornamento, 21 marzo 2022. Cos'ha Depomidrol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Depomidrol durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Depomidrol? Depomidrol è un farmaco a base del principio attivo metilprednisolone acetato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico glicocorticoidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Depomidrol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Pfizer Italia SRL, concessionario Pfizer SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe C, principio attivo, metilprednisolone acetato, gruppo terapeutico, corticosteroidi, forma farmaceutica, sospensione, indicazioni A, somministrazione per via intramuscolare, quando non è possibile praticare la terapia orale ed il dosaggio, la forma farmaceutica e la via di somministrazione del farmaco rendono il preparato adatto per il trattamento della condizione patologica, l'impiego intramuscolare di Depomidrol sospensione di metilprednisolone acetato è indicato nei seguenti casi. Disturbi endocrini, insufficienza adrenocorticale primaria e secondaria, l'idrocortisone o il cortisone rimangono i farmaci di prima scelta. Gli analoghi sintetici possono essere impiegati, quando applicabile, in associazione con i mineralcorticoidi. L'integrazione con mineralcorticoidi ha di particolare importanza nell'infanzia. Insufficienza adrenocorticale acuta, l'idrocortisone o il cortisone rimangono i farmaci di prima scelta. L'integrazione con mineralcorticoidi può essere necessaria, particolarmente quando vengono impiegati gli analoghi sintetici. Prima di interventi chirurgici e in caso di trauma o malattie gravi, nei pazienti in cui sia nota l'insufficienza surrenale o in cui sia dubbia la riserva adrenocorticale. Iperplasia surrenale congenita, ipercalcemia associata a tumore, tiroidite non suppurativa. Affezioni reumatologiche come terapia aggiuntiva per la somministrazione a breve termine, per far superare al paziente un episodio acuto o un'esacerbazione, nei seguenti casi. Osteoartrite post-traumatica, sinovite in corso di osteoartrite, artrite reumatoide, compresa l'artrite reumatoide giovanile, casi particolari possono richiedere una terapia di mantenimento a basse dosi, borsite acuta e subacuta, epicondilite, tenosinovite acuta non specifica, artrite gottosa acuta, artrite psoriasica, spondilite anchilosante. Malattie del collagene durante l'esacerbazione o come terapia di mantenimento in casi particolari di lupus eritematoso sistemico, dermatomiositi sistemiche, polimiositi, cardite reumatica acuta. Affezioni dermatologiche, penfigo, eritema multiforme grave, sindrome di Steven Johnson, dermatite esfoliativa, dermatite bullosa erpetiforme, dermatite seborroica grave, psoriasi grave, micosi fungoide. Stati allergici. Per il controllo di condizioni allergiche gravi o invalidanti, non trattabili con terapia convenzionale nei casi di asma bronchiale, dermatite da contatto, dermatite atopica, malattia da siero, reazioni di ipersensibilità ai farmaci, reazioni urticarioidi da trasfusione, edema laringeo acuto non infetto, l'adrenalina è il farmaco di prima scelta. Affezioni oftalmiche. Processi infiammatori e allergici acuti e cronici gravi che interessano l'occhio ed i suoi annessi quali herpes zoster oftalmico, irite iridociclite, corioretinite, uveite posteriore diffusa e coroidite, neurite ottica, oftalmia simpatica, infiammazione del segmento anteriore, congiuntivite allergica, ulcere marginali corneali allergiche, cheratite. Affezioni gastrointestinali. Per far superare al paziente un periodo critico di malattia nei seguenti casi. Colite ulcerosa, enterite segmentaria. Affezioni respiratorie, sarcoidosi sintomatica, berillosi, tubercolosi polmonare fulminante o diffusa, in associazione a chemioterapia antitubercolare appropriata, sindrome di Loeffler non trattabile in altro modo, polmonite. Abingestis. Affezioni ematologiche, anemia emolitica acquisita, autoimmune, piastrinopenia secondaria nell'adulto, eritroblastopenia, anemia della serie rossa, anemia ipoplastica congenita, eritrocitaria. Affezioni neoplastiche, per il trattamento palliativo di leucemia e linfomi negli adulti, leucemia acuta dell'infanzia.
stati edematosi per indurre la diuresi o la remissione della proteinuria da sindrome nefrotica, senza uremia, di tipo idiopatico o da lupus eritematoso. Altre indicazioni: meningite tubercolare con blocco subaracnoideo o blocco imminente, in associazione con appropriata terapia antitubercolare, trichiniasi con coinvolgimento neurologico o miocardico. B. Somministrazione per via intrasinoviale o nei tessuti molli, compresa la via periarticolare e intraborsale, vedere paragrafo 4.4. Depomidrol ha indicato come terapia aggiuntiva per la somministrazione a breve termine, per far superare al paziente un episodio acuto o un'esacerbazione, nei seguenti casi: sinovite da osteoartrite, artrite reumatoide, borsite acuta e subacuta, artrite gottosa acuta, epicondilite, tenosinovite non specifica acuta, osteoartrite post-traumatica. C. Somministrazione per via intralesionale. Depomidrol ha indicato per l'impiego intralesionale nelle seguenti condizioni: cheloidi, lesioni infiammatorie, infiltrate, ipertrofiche localizzate, lichen planus, placche psoriasiche, granuloma anulare e lichen simplex cronico, lupus eritematoso discoide, necrobiosi lipoidea dei diabetici, alopecia areata. Depomidrol può essere somministrato anche intralesionalmente nelle cisti tendinee ed aponeurotiche. Posologia: somministrazione per via locale. Questa terapia va intesa come sintomatica e non causale. Artrite reumatoide e osteoartrite. La dose per la somministrazione intraarticolare dipende dalla dimensione dell'articolazione e varia con la gravità della condizione nel singolo paziente. Nei casi cronici, le infiltrazioni possono essere ripetute ad intervalli che vanno da 1 a 5 o più a settimane a seconda del grado di miglioramento ottenuto dalla prima somministrazione. Le dosi della tabella seguente vengono date come guida generale. Tabella 1. Dosaggio del medicinale. Dimensione dell'articolazione. Esempi: dosaggio grande, ginocchia, caviglie, spalle 20, 80 mg, media, gomiti, polsi 10, 40 mg, piccola, metacarpofalangee, interfalange esternoclavicolare acromioclavicolare 4, 10 mg. Modo di somministrazione. Si raccomanda una revisione dell'anatomia dell'articolazione da trattare prima di procedere all'infiltrazione intraarticolare. Per ottenere un'attività antinfiammatoria completa, è importante che l'infiltrazione venga praticata nello spazio sinoviale. Utilizzando la stessa tecnica sterile in uso per la puntura lombare, inserire rapidamente nella cavità sinoviale un ago sterile da 20-24, montato su una siringa asciutta. L'infiltrazione di procaina facoltativa. L'aspirazione di poche gocce di liquido sinoviale assicura l'ingresso completo dell'ago nello spazio articolare. Il sito di iniezione per ciascuna articolazione è determinato dalla localizzazione della cavità sinoviale più superficiale e maggiormente priva di grossi vasi e nervi. Lasciando l'ago in sede di iniezione, si sostituirà la siringa contenente le gocce di liquido aspirato con un'altra siringa contenente la quantità desiderata di depomidrol. Controllare ulteriormente mediante aspirazione che l'ago sia sempre in loco. Dopo l'infiltrazione, muovere leggermente l'articolazione per favorire la dispersione della sospensione nel liquido sinoviale. Coprire il sito dell'infiltrazione con garza sterile. Siti adatti per l'infiltrazione intraarticolare sono il ginocchio, la caviglia, il polso, il gomito, la spalla, le articolazioni delle falangi e dell'anca. Poiché a copyright occasionalmente è possibile incontrare delle difficoltà nel penetrare nell'articolazione dell'anca, devono essere prese precauzioni per evitare i grossi vasi presenti nella zona. Le articolazioni inadatte all'infiltrazione sono quelle anatomicamente inaccessibili, come quelle spinali e sacroiliache prive di spazio sinoviale. I fallimenti del trattamento sono il più frequentemente dovuti alla fallita introduzione del farmaco nello spazio articolare. L'infiltrazione entro il tessuto circostante porta a scarso o nessun beneficio. Se il fallimento si verifica dopo un'iniezione sicuramente praticata entro lo spazio sinoviale, verificato mediante aspirazione del liquido, è superfluo ripetere l'infiltrazione. La terapia locale non è in grado di modificare il processo morboso di base, quindi, quando è possibile, praticare una terapia globale comprendente la fisioterapia e la revisione ortopedica. Dopo la terapia intraarticolare con corticosteroidi, porre particolare cura nell'evitare un abuso dell'articolazione, favorito dal beneficio sintomatico ottenuto. La trascuratezza di questa circostanza può consentire un aumento del danneggiamento articolare che annulla il beneficio dello steroide. Non devono essere praticate infiltrazioni nelle articolazioni con processi infiammatori in atto. Infiltrazioni ripetute possono indurre, talvolta, un'infiammazione dell'articolazione. In casi particolari si consiglia di controllare il danneggiamento mediante raggi X. Se si utilizza un anestetico locale prima dell'infiltrazione di depomidrol, leggere prima attentamente il foglio illustrativo ed osservare tutte le precauzioni suggerite.
borsite. Sterilizzare la zona circostante il sito, da infiltrare e anestetizzare con una soluzione di procaina cloridrato all'1%. Attaccare un ago di dimensioni 20-24 ad una siringa asciutta, inserirlo nella borsa e aspirare il fluido. Lasciare l'ago in posizione e sostituire la siringa utilizzata per aspirare con una siringa più piccola contenente la dose di Depomedrol desiderata. Dopo l'iniezione, tirare l'ago e applicare una piccola medicazione. Utilizzare la stessa tecnica indicata per l'infiltrazione intraarticolare. Cisti tendinee, tendiniti, epicondiliti. Nel trattamento di queste affezioni iniettare la sospensione nella guaina del tendine piuttosto che nel suo spessore. Sterilizzare idoneamente la cute sovrastante prima dell'infiltrazione. Il tendine può essere palpato facilmente quando viene disteso. Per trattare l'epicondiliti è raccomandabile delineare accuratamente la zona di maggior dolorabilità per l'infiltrazione nell'area. Le cisti tendinee vanno infiltrate direttamente. In molti casi è sufficiente una unica infiltrazione per indurre una sensibile diminuzione delle dimensioni delle cisti e la eliminazione dell'effetto. La dose da somministrare nel trattamento di queste forme varia da 4 a 30 mg. Nelle affezioni croniche o ricorrenti possono essere necessarie più infiltrazioni. Per ogni infiltrazione devono essere osservate le usuali precauzioni per operare in sterilità. Trattamento locale delle affezioni dermatologiche. Dopo trattamento antisettico adeguato, infiltrare la lesione con dosi di 20-60 mg. A volte può essere utile praticare una serie di piccole infiltrazioni per i lesionali di dosi da 20 a 40 mg. Porre attenzione nell'evitare l'infiltrazione di materiale che possa indurre reazione, cui potrebbe seguire una piccola escara. Normalmente vengono praticate da 1 a 4 infiltrazioni ad intervalli variabili secondo il tipo di lesione da trattare e la durata del miglioramento raggiunto con la prima iniezione. Somministrazione per via sistemica intramuscolare. Il dosaggio varia in funzione della condizione morbosa da trattare. Quando ha richiesto un effetto prolungato è possibile praticare una sola iniezione alla settimana di Depomedrol per via intramuscolare, calcolando il dosaggio mediante moltiplicazione della dose orale giornaliera di metilprednisolone X7. Il dosaggio deve essere individuato per ogni paziente. I criteri fondamentali di determinazione del dosaggio sono la gravità, la prognosi, la durata prevista dell'affezione e la reazione del paziente al trattamento. Nell'infanzia il dosaggio raccomandato deve essere ridotto, privilegiando però per la scelta del dosaggio la gravità della condizione morbosa rispetto al rapporto età-peso corporeo. La terapia ormonale ha un supporto e non una sostituzione della terapia convenzionale. Dopo somministrazione del farmaco per più giorni, il dosaggio deve essere ridotto o interrotto con gradualità. Se si verificasse un periodo di remissione spontanea nel corso di una malattia cronica, il trattamento deve essere interrotto. In corso di terapia prolungata, devono essere controllati i normali parametri ematici ed urinari, la glicemia postprandiale, la pressione arteriosa e il peso corporeo. Inoltre è opportuna una radiografia del torace ad intervalli regolari. Nei pazienti con anamnesi di ulcere o di notevole dispepsia è suggeribile un controllo radiografico dell'apparato gastrointestinale superiore. In pazienti affetti da sindrome surreno-genitale può essere sufficiente una singola iniezione intramuscolare di 40 mg di Depomedrol ogni 2 settimane. La dose intramuscolare settimanale di mantenimento di Depomedrol di pazienti affetti da artrite reumatoide varierà da 40 a 120 mg. La posologia ordinaria per pazienti con affezioni dermatologiche è di 40-120 mg per via intramuscolare ad intervalli di 1 settimana per un periodo da 1 a 4 settimane. Nella dermatite acuta grave causata dall'edera del Canada, la somministrazione per via intramuscolare di una unica dose di 80-120 mg può portare sollievo entro 8-12 ore. Nella dermatite da contatto cronica possono essere necessarie iniezioni ripetute ad intervalli di 5-10 giorni. Nella dermatite seborroica, una dose settimanale di 80 mg di Depomedrol può essere adatta a controllare la condizione patologica. Dopo la somministrazione intramuscolare di 80-120 mg di Depomedrol a pazienti asmatici, si può avere sollievo entro un lasso di tempo da 6 a 48 ore con effetto persistente parecchi giorni e fino a 2 settimane. Se l'affezione trattata è accompagnata da sintomi di stress, le dosi di Depomedrol devono essere aumentate. Se si desidera un effetto rapido e di intensità massima, si suggerisce la somministrazione del sale solubile, metilprednisolone sodio succinato, per via endovenosa. Somministrazione rettale nella colite ulcerosa. La somministrazione di Depomedrol in dosaggi di 40-120 mg, mediante clister ritentivo o gocciolamento continuo da 3 a 7 volte la settimana, per 2-8 settimane si è dimostrato un'utile terapia coadiuvante nel trattamento di alcuni casi di colite ulcerosa.
Molti pazienti possono essere controllati con 40 mg di Depomidrol somministrato in 30-300 ml di acqua secondo l'entità della mucosa del colon infiammata. Devono comunque essere intraprese anche altre misure terapeutiche idonee. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Infezioni micotiche sistemiche. Somministrazione endovenosa. Somministrazione intratecale. Somministrazione epidurale. La somministrazione di vaccini vivi o vivi attenuati è controindicata nei pazienti che ricevono dosi immunosoppressive di corticosteroidi. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Questo prodotto non è adatto ad un uso multidose. Dopo la somministrazione della dose desiderata, la sospensione rimanente deve essere eliminata. I corticosteroidi iniettati nel derma possono dar luogo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metilprednisolone ha un substrato dell'enzima citocromo P450, CIP, ed è principalmente metabolizzato dall'enzima CYP3A. CYP3A4 è l'enzima dominante della sottofamiglia CYP più abbondante nel fegato degli esseri umani adulti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Depomidrol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Depomidrol durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. I corticosteroidi hanno mostrato di ridurre la fertilità negli studi sugli animali, vedere paragrafo 5.3. Gravidanza. Alcuni studi condotti nell'animale da laboratorio hanno evidenziato che i corticosteroidi somministrati alle, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'effetto dei corticosteroidi sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari non è stato valutato in maniera sistematica. Dopo il trattamento con corticosteroidi, possono verificarsi effetti indesiderati quali capogiri, vertigini, disturbi visivi e affaticamento. Se interessati, i pazienti non devono guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Durante il trattamento con metilprednisolone sono stati osservati i seguenti effetti indesiderati con le seguenti frequenze. Molto comune, a 0 yen un decimo. Comune, a 0 yen un centesimo, un decimo. Non comune, a 0 yen 1,1000, un centesimo. Raro, a 0 yen 1,10,000, 1,1000. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segnalazioni di tossicità acuta e barra o morte in seguito a sovradosaggio di corticosteroidi sono rare. In caso di sovradosaggio, non sono disponibili antidoti specifici. Il trattamento asintomatico e di supporto. Il metilprednisolone è dializzabile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Corticosteroidi sistemici, glicocorticoidi, codice ATC. H02AB04 Depomidrol contiene un glicocorticoide sintetico, il metilprednisolone acetato, derivato 6-metilico del prednisolone. Il metilprednisolone ha un potente antinfiammatorio steroideo. Ha una maggiore proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione IM di 40 mg di metilprednisolone acetato è stato osservato entro 7:25 a più o meno 1,04 ore un picco plasmatico medio di 14,8 a più o meno 8,6 ng/ml. Le concentrazioni plasmatiche, dati preclinici di sicurezza. Sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza e di tossicità a dosi ripetute, non sono stati identificati pericoli inattesi. Le tossicità viste negli studi a dosi ripetute sono: elenco degli eccipienti, Macrogol 3350, sodio cloruro, miristil gamma picolinio cloruro, sodio idrossido, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili QB, fonte, foglietto illustrativo, AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.